Ragazzi, come scusate, ben ritrovati nel mio canale. Siamo nel secondo episodio di Life is Strange. Il primo episodio è andato molto bene a livello di riscontri. Infatti vi ringrazio davvero tanto, signori. Continuate così, signori. Voglio rifare i 20.000 like del primo episodio. Mi piacerebbe davvero tanto che questa serie, ragazzi, venisse seguita dalla maggior parte di voi. Questo è quello che è successo lo scorso episodio. Come vi ho detto anche nel primo episodio, ragazzi, la grafica non è delle migliori che si possono trovare sul mercato, tra virgolette, però alla fine quello che importa molto è la sostanza, insomma, quello che succede. Ok, siamo qui. Signori, i migliori commenti come consigli, e i migliori commenti forse da questo episodio, non lo so, ma anche dal prossimo, sicuramente li metterò in sovraimpressione, giusto per coinvolgervi anche di più. Quindi commentate, signori. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. Sì, adesso vado. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Oh. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Forza, su, dai. Ok. Adesso vado dal preside. Grazie mille, Bomber, davvero. Grazie infinite. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. Così, una frase da dire. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Dai, raccontali tutto, zia. Talk to me. Denuncia Nathan. Sì. I just saw Nathan Prescott waving a gun around. Io se devo essere sincero, ragazzi. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing. Esatto. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. Okay. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Non mi crede sto qua, raga. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course. Questi qua indica che la tua azione avrà conseguenze. Però avvolge il tempo per cambiare l'esito. No. Should I rewind and change my story? No, invece no, non voglio cambiare la storia. Vai al campus. Voglio denunciarlo, ragazzi. Poi è tutto semplice, sai, puoi riavviare indietro il tempo. Magari cosa sarebbe successo? Chi lo sa? Dovrei fare il gioco miliardi di volte. Però la storia è questa. Io voglio essere sincero, voglio essere una ragazza che trasmetta appunto quello che è. È una ragazza limpida, sincera, insomma. Che bello. Ahi. Adesso mi siedo sulla fontana. Oh, monete. Guarda questa immagine. All those rippling. Cos'è? Aspetta, devo. Ah, cazzo, questo è tipo WhatsApp. Scusa, sono in ritardo folle. Giornata folle. Sarò quello figo, vedrai. Sono pronto a far foto tra poco, lo spero. Ci vediamo al parcheggio. Ok, okay. I better get to my dorm and grab that flash drive. Ok, dov'è il dormitorio? Ok, apriamo il diario. Devo prendere la chiavetta di Warren in camera mia. Chi è Warren? Nathan, quello che abbiamo visto è il preside. Ok. Ok, quella là. Papà, Kate, mamma, Warren. Ok, vabbè, quella è Stella. Stella, stellina. Allora, il dormitorio è... dormitorio di qua. Ok, allora si va di qua, raga. Sera. Vabbè, ciao. Grazie per avermi salutato. Andiamo a prendere la chiavetta, poi vado al parcheggio, visto che
vai ai dormitori, visto che mi sta aspettando il mio mago. Visto che è quello figo, dice. Come on, Logan, bring it, bro. Dai, tra un po', raga. Non dico niente, vabbè. Ok, non so perché mi ha. Devo andare nella mia stanza e riportare la chiavetta USB a Warren. È quello che ho detto prima. Ciao, Alicia. Alicia, parla. Oh. Hi, Max. Perché ho la sensazione che tutti mi trattano da sfigata? Fantastic. Vabbè, non è che potessi essere messo meglio. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. Sì, un'amicizia programmata. Good point. Now if you'll excuse me. Scusami. Ma posso tornare indietro nel tempo quando voglio? Sì, cazzo, che figata. Ciao. Queste qua sono le classiche fighette. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. La troietta dei selfie? What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. Ma che cazzo sta di questa? The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. Aha, t'ho smerdata. Vedi la sta bastarda, oh. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. Ma che cazzo sta a fa? Ma perché mi trattano così? So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Okay. Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. E io come faccio ad entrare? Entriamo dalla scala. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get poverino. Victoria the hell out of the way. Ok. Facciamo in modo che Victoria si leva dal cazzo. Entriamo da qua allora. Non posso entrare da qua, benissimo. Usiamo la pompa idraulica allora. Ops. Victoria, mo ti levi dal cazzo. Chill, Victoria, it's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Haha, ops. Bravo, Max. Ora però vi dovete levare dal cazzo, So, do you understand English? Get lost. Ancora non è finita qua, signori. Allora mi sa che devo fare qualcos'altro. Adesso, posso rubargli la scala, questo? Mi sa che devo fare qualcos'altro. Oh, oh, oh. Non è che gli ho parlato sfiga, raga. Hai... Cos'è successo? Cosa succede qua, signorina? Secchio. I can't grab that. Samuel is way Samuel too è troppo close. Vicino, ok. Samuel, vai più indietro. Ok, bravissima. Più indietro, più indietro, più indietro, più indietro. Ok, ma lo metti. No. Grande. Ovviamente loro non ti hanno visto. Ok, let's see if this works. Ok, così si va forte. Adesso mi metto lì e guardo la scena. Mi vorrei mettere anche a sedere se fosse possibile, però. Ah, cazzo, però non è che... No, adesso devo, tipo... Un secondo. Non è che ha... Cazzo. Saltiamo questa scena qua. Ok, ora sono lì. Perché aveva perso anche il passaggio della pompa. Oops. No way. No fucking way. Okay, Victoria? Oh, Sam, I'm sorry. Wet paint is not good for hair, no. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Puttane. We'll get some towels. Scusate, we'll be right back. Scusate, ma c'hanno un po' un atteggiamento che mi sta un po' sul cazzo. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bravissima, così ti voglio, Max. Ehi là. Ciao, Victoria. Cosa succede? Hey, Victoria. What do you want, Max? Prendi in giro. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. Oh, oh! Oh, oh! No filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day, and I'm going to my room. You do that? I know where you live.
So does Nathan. Però io... Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room. Then... Però raga, qualcuno di voi mi ha detto di non di non approfittarsi di chi è stronza, nel senso non mettermi contro gli stronzi, però vabbè. Io gioco il mio gioco, signori. Ora dove cazzo è la mia stanza? Vabbè, ce l'ha scritto Max, no? Stop M Bigfoot. Hurry, Courtney. C'è ancora questa persona qua. Ciao. Victoria is going to be pissed we took so long. We'll bang for Jesus. What the fuck? Vai, disegniamo qualcosa. Boh. Cosa disegni, Max? Pace, ma che carina! Questa scena va delle conseguenze, minchia. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see. Ma va, Victoria. Se l'ha scritto Victoria, proprio, guarda. Questa cos'è? Che cazzo? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Vabbè. Stanza di Max, entriamo. Ok, un orsacchiotto. Chitarra. Home sweet home, USB. My favorite cocoon. Usiamo. I look so pathetic. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. No. Posso Warren makes me laugh. No, It's nice to feel like I already made a real friend here. Ah, un amico, quindi friendzona. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Pianta, mamma. Buon compleanno, Maxi, 18 anni, incredibile. Sembra dire che ti ho stretta per la prima volta fra le braccia. Maxi, il tuo preside mi ha scritto da me dicendomi che ha raccontato storie su uno studente modello della Blackwell, è vero? Ha detto che è un'accusa grave, che è preoccupato che tu racconti bugie. Chiamami appena puoi, così ne riparliamo. Ma vedi te, oh, non immaginavo che andava così. Immaginavo, raga. Looks like Dana left me a little post-it note. Perché Dana mi aveva lasciato un post-it. Hey girl, I borrowed you the right so I can watch some flicks while I study. If you need it back, just track me down in my room. XDXDXD. Lololololol. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Ok, ora devo andare nella stanza di Dana. E quale sarà mai? You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Oh merda. Che cazzo? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Cosa succede? Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Ai. Cosa ha fatto? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ai. Cazzo. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ma che cazzo ne so, Olson. Juliet. Juliet Olson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. Juliet Watson. By the way, Juliet Watson. Adesso mando indietro il tempo, raga. Ok. No, ho sbagliato. Ok, vai indietro così. Sì. Ok. Vabbè. Parliamo. Hey Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. Prova a saltare. Juliet Watson, stai calma. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Dai, su, levati dal cazzo, mo. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Dana farebbe... Come lo sai? How do you know? Victoria Chase. You know. Ah, ecco, you sì. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. Com'è non è stata lei, raga? Cos'è che ha detto? So che le prove sono in camera sua. In camera di Victoria, raga. Quindi questa è la stanza di Victoria. Ok. Minchia, che stanza. Allora. Fotocamera.
She's actually got a classic medium format camera with some awesome pro. No, officer, Madonna. I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting edge tech. Allora, proviamo a vedere dov'è che può essere. Usiamo il computer, vediamo. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Amici 856, iscritti 1126. Boom! This is the email. Questa è la mail che devo mostrare a Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Ok. Stampiamola come? Au. Stampa email. Ok. Perfetto. La stampante qui. La prendiamo. This better convince Juliet that Dana is innocent. Ok. Victoria, ti sto un po' sul cazzo. Pensavo, mi aspettavo di trovarmela davanti, raga, invece no. Dai, 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 sto arrivando. Madonna, ma la carta igienica, perché? Juliet, read this. È stata Victoria, la bastarda. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. Minchia, you Dana, are. Oh. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ok, grazie. Adesso andiamo a prendere la chiavetta. Sulla sua scrivania. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Ok. Ma cos'è? Ah, sì, la chiave. Pensavo fosse il test di gravidanza. Oh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Dana, non t'ho fatto niente. Ma secondo me è il test di gravidanza davvero, raga. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy. Allora si torna indietro, assolutamente. But I could rewind and make it up to her. Si torna indietro, raga. Ah. Guarda che la, cos'è. La la la, I don't see that pregnancy test. Ok, ok. Eccolo. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Ok. Dana? Hey, Dana. Mi devi dire qualcosa? Thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Girano delle voci su di te. I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Certo, assolutamente, vai. Of course. I was pregnant. Ah, abortito. Was. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Okay. E chi è allora? Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Grazie. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. E se fosse davvero Warren, ragabo? No, non scherzo. Ok. No boys allowed. Non sono ammessi i ragazzi. Anche se qua... La carta igienica, guarda. Mi sfrega un cazzo, gabbo. Dai. Corri, Warren ha un messaggio. Non è un problema aspettare qui per sempre. Amo questo parcheggio. Posso contare le macchine. Più scrivo messaggi, più ci metto. Sto arrivando, ciao. Aia, incazzato, signorino. Aia, aia. Andiamo, let's go. Andiamo a parcheggio, raga. Dai. Ma con chi stai messaggiando tu? Beh. Ehi. Fuck this shit. Che succede? Lost, hipster. I'm not doing any interview. I better rewind. Merda. Ok. I could almost feel sorry for him if he wasn't such a serious dick. Poor Juliet. Forse è lei proprio, Victoria. Ehi, Troy, spero ti sia piaciuta la foto perché era l'ultima. Come cazzo scrive? Ah, cazzo, non è che mi stanno distruggendo la macchina fotografica? Sta bastarda. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Fai una foto. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the world. Ma che cazzo, ma toglielo il flash, imbambita. Please, leave me alone.
Poverina. Perché la tratta così male? Oh, madonna, se sei brutta. Thanks for nothing, Max. Secondo me questa qua muore, ragazzi. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. Sì, dai, questa volta cambiamo le cose, raga. Cambiamo le cose, raga. Qua mi piacerebbe cambiare di più le cose. Siete d'accordo? Ok. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Okay. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Interveniamo. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse Però... me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my Secondo job. Me questa qua tra un po' muore, You're però io avrei avuto una prova. Missy. I will remember this conversation. Ecco, si ricorderà della conversazione bene, perfetto. Io vi saluto. Ciao, grazie. Vabbè. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Carini. Carina. I felt like an everyday hero. Sei proprio un'eroina di tutti i giorni. Questa conseguenza cambierà. Questa cosa cambierà la conseguenza. No, vabbè, quello lì avete capito. Oh, meno male che c'è il filmato che mi manda al parcheggio, ragazzi, sennò è un casino. Secondo me, ragazzi, dal prossimo episodio succede qualcosa, perché questo è stato, tra virgolette, moscio, però comunque ha cambiato parecchi rapporti. I rapporti con Victoria si sono peggiorati. Magari se l'avessi consolata avrebbe pensato diversamente di me, però sti cazzi. E ora dobbiamo andare. I'm glad I stepped in that time. Sono felice di essere intervenuto Can't stavolta. Non riesco proprio a sopportare bulli. Sì. C'è sta persona scomparsa, raga. At least Rachel Amber has people who care about her. Secondo me, ragazzi, questa qua ci avrà un arduo compito in questa nostra storia, che andremo sicuramente a vedere domani alle ore 14 o alle ore 18. Vedremo, ci saranno molti episodi, magari anche da giorni da due episodi all'uno. Cioè, giorni la quale ci saranno due episodi. Ok, ce l'ho fatta, Cristo. Signori, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, che vi abbia fatto voglia di vedere il terzo. Come va a finire, ragazzi? È un episodio un po' così, però sto registrando da mezz'ora e sono le tre. Il video deve essere online fra tre ore e quindi devo essere in grado di caricarlo, ragazzi. Buon weekend a tutti, signori. Ci vediamo domani con un nuovo video. Andate a vedere anche il video delle 14. Qui da Gabriel Square è tutto. Bella, raga.